Pronti, eccoci qua di nuovo un altro lunedì assieme con un autore nella cultura, una nuova puntata in diretta sempre qui dagli studi di Sicento. Oggi ci tengo a dirla, una puntata molto molto particolare. Oggi esploriamo una forma d'arte nuova che io personalmente non ho mai trattato e di cui non mi vergogno a dire sono un emerito profano, e ce ne parlerà la nostra deliziosa ospite che è qua con noi e che ringrazio di essere intervenuta, Sonia Gilli. Ciao, grazie mille della tua disponibilità. Allora, io ho tantissime curiosità da chiederti sul mondo del tatuaggio, e anche perché, ti faccio una confessione, io ancora sono, diciamo, ho il corpo immacolato dai tatuaggi, a me piace molto il tatuaggio, però non me lo sono mai fatto perché non ho mai sentito il bisogno. E sicuramente anche, come parlavamo anche prima, il tatuaggio ha uno scopo, comunque ha una sua storia. Io dunque ti chiedo, prima di passare alla nostra conversazione vera e propria, manderei un video bellissimo. Tra l'altro hai scelto un grande pezzo di Blink 182, che sono stati il mio mito della mia giovinezza, perché purtroppo io ho già un'età che è meglio non parlare, di cui è meglio non parlare. Mandiamo What's the Age Again, grandissimo successo, è una cosa che abbiamo in comune, quindi, e poi torniamo subito. Bellissimo, fantastico pezzo di questa band irriverente originale anni 90, che ha fatto un grandissimo successo, appunto, e sta ancora facendo tanto successo oltre oceano, se non vado errato, perché hanno in programma diverse cose. Però torniamo a noi, Sonia. Allora, io adesso parto subito in quarta. E la prima domanda rituale, chiaramente, di questa nostra piccola conversazione è obbligatoria, nel senso che io ti chiedo come mai, poi tu sei ancora giovanissima, come mai ti sei interessata al tatuaggio, all'arte del tatuaggio, e faccio anche un po' di gossip. Secondo me il primo tatuaggio te lo sei fatto per un ragazzo, dai, di la verità, che è così. In verità no, il mio primo tatuaggio è stato un funghetto di Super Mario che ho tatuato sulla nuca, mm-hmm.
perché vabbè, insomma, nel videogioco il funghetto è una vita, quindi volevo sottolineare il concetto che anche noi di vita ne abbiamo una e quindi è giusto cogliere le occasioni al volo. Cioè, poi sono un'appassionata di videogiochi, quindi a maggior ragione volevo immortalare questa cosa qua. Ma ecco, ti chiedo un'altra cosa che mi è venuta in mente: quanti tatuaggi hai tu? Ora 27. 27, sì. Questa è una cosa. Piccole e grandi. Questa è una cosa veramente. Il 27 ultimamente mi sta perseguitando. Sai perché? Sai che il 27 dicono che in numerologia è uno dei numeri della creazione, il principio e la fine. Chissà, non lo sapevo, ho imparato una cosa nuova. Chissà se può c'entrare anche con l'arte del tatuaggio in qualche modo. Ma allora, primo tatuaggio, poi il funghetto di Super Mario, e da lì come mai hai cominciato a interessarti ancora di quest'area? Hai approfondito, tu hai studiato tantissimo per... Ho fatto, sì, per ora sono più o meno un anno e mezzo di apprendistato che sto tuttora continuando. In realtà dai 18, perché il mio primo l'ho fatto proprio il giorno del mio 18esimo compleanno, dai 18 fino ai 19 anni non mi sono tatuata, non ci pensavo proprio, diciamo. Poi ho iniziato a tatuarmi da questo ragazzo qua che ha iniziato, insomma, a instradarmi un po', gli ho fatto vedere i miei disegni perché sono sempre stata comunque appassionata di disegno, di arte, così. Ha visto, secondo lui, che avevo una buona mano, quindi insomma mi ha dato la possibilità di imparare... Di imparare questa tatuare, tecnica, sì. questa arte, chiamiamola arte perché di arte si tratta, di arte si tratta. Infatti io, cioè, sono profano, lo ammetto, però ho avuto modo un po' di sbirciare su internet, su vari siti dedicati, che la storia del tatuaggio è antichissima, addirittura parte dalla preistoria, poi sappiamo benissimo che ci sono guerrieri maori delle civiltà polinesiane, giapponesi, cinesi, eccetera, eccetera, che appunto hanno tutta una tradizione estremamente particolare sul tatuaggio. E questo mi conduce ad una curiosità che voglio chiederti: al giorno d'oggi, cioè con le tue conoscenze, secondo te chi viene a farsi un tatuaggio lo fa per moda, lo fa per dimostrare qualcosa, oppure effettivamente c'è una sorta di significato, sa che cosa sta facendo? Perché ho avuto anche modo di leggere che uno dei punti cardine dell'etica del tatuatore dice che chi si fa un tatuaggio dovrebbe almeno conoscerne il significato. Sì, purtroppo spesso e volentieri non è così. Cioè, da quello che è la mia piccola esperienza, ho notato che il più delle volte le persone lo fanno, diciamo, per poter dire di avere un tatuaggio, o comunque non più di tanto non indagano sul significato prima di decidere di farsi qualcosa. Questo va, da una parte bisognerebbe sconsigliarlo, però ormai è la prassi, diciamo. È la moda. E questo non pensi che contribuisca anche a dare, diciamo, una sorta di mentalità chiusa proprio verso il mondo del tatuaggio, soprattutto anche qua in Italia, perché credo che ci sia ancora forse un pensiero un po' ristretto per quanto riguarda questa forma d'arte? Sì, purtroppo, anche se sembra tutto il contrario, perché adesso si tatuano un po' tutti, ci sono ancora parecchi pregiudizi legati al tatuaggio. Cioè, ad esempio, molti vorrebbero tatuarsi, magari, non so, dal gomito in giù sulle dita, ma non trovo lavoro, perché purtroppo è così. Cioè, molti datori di lavoro, nonostante sia così diffuso, fanno delle storie. Addirittura. Tuttora, assolutamente sì. Qual è la cosa più strana che hai mai visto tatuata? Più strana? Sì. Oddio, dopo aver visto il programma che fanno su D-Max, i peggiori tatuaggi d'America, mi sento una dilettante, però di cose strane ne ho viste parecchie. Cioè, rimango abbastanza scioccata quando ad esempio decidono di tatuarsi delle marche. Non so, il simbolo di qualche marca, allora lì un attimo sorgo il naso. È una cosa, una sorta di pubblicità originale, esatto, diciamo. Una pubblicità vivente. Ma cioè, un tatuaggio, ecco, parliamo anche un po' di questo. Cioè, rappresenta, può significare anche un'identità della persona, uno stato d'animo, di come, cioè, ogni tatuaggio, diciamo, può rappresentare un periodo della vita di una persona, giusto? Certo, oltre che una moda. Ma già anche, ad esempio, proprio parlavi prima delle origini del tatuaggio, già originariamente il tatuaggio era considerato, insomma, una fase di passaggio da magari l'età fanciullesca, all'età adulta, magari diventavi affermato nella società, quindi insomma lo facevi come rito di passaggio. Tuttora è così, in piccolo, diciamo, però magari dopo un periodo difficile uno decide di tatuarsi per, insomma, segnare la fine di quel periodo della propria vita. Quindi sì, tuttora penso si possa considerare così. Tra l'altro c'erano anche, ho letto, dei cenni storici di alcune civiltà secondo le quali il tatuaggio rappresentava anche una sorta di potere, definiva anche l'autorità di una, certo, determinata persona. Per esempio gli sciamani, gli stregoni avevano determinati tatuaggi, certo, sul corpo proprio per andare a simboleggiare il loro ruolo all'interno della comunità. Assolutamente.
E questo oggi, vabbè, sicuramente non accade più, però appunto tornando all'etica del tatuaggio, si diceva che chi non conosce il significato del proprio tatuaggio, chi lo fa solo per moda o per così, per diciamo per capriccio, esatto, e commette quasi un sacrilegio, cioè secondo il tatuatore esperto, secondo il tatuatore che studia, perché appunto si tratta sostanzialmente. E io manderei adesso un piccolo filmato tratto da un film di Gabriele Salvatores con John Malkovich, che è Educazione Siberiana, che rappresenta un quadro molto preciso sul tatuaggio, anche perché poi abbiamo una curiosità da chiederti. Ora sono un quaderno bianco, io sono, sono nelle... Poi avrò anche una curiosità da chiederti per quanto mi riguarda sui tatuaggi. Allora, questo film, che è stata una tua scelta, diciamo, questo frammento, me l'hai chiesto perché appunto c'è una frase molto particolare che vorrei che tu ci spiegassi, che dice che il tatuatore è come un confessore. Quindi che cosa, perché è come un confessore? La mia interpretazione, comunque, da quello che ho potuto notare in questi, insomma, in questi mesi che tatuo, è che comunque la persona quando viene a tatuarsi è in uno stato d'animo un po' ansioso, comunque è un po' agitata così, quindi magari si trova in una situazione in cui è più predisposta a raccontarti magari il perché ha deciso di farselo, magari anche, insomma, fatti personali abbastanza pesanti, però a piacere magari di parlartene. Quindi diciamo che tutto ciò che succede anche in un, si può dire che in uno studio, cioè per i tatuatori, sia, rimanga lì, cioè certo. si crea una sorta di legame particolare, certo. Anche fra, soprattutto anche perché hai a che fare per ore con una persona, cioè a volte sta lì anche 3-4 ore a stretto contatto, quindi si crea comunque un legame. E spesso, insomma, vedo appunto che la gente parla volentieri delle proprie cose. La mia curiosità, i tatuatori sono più donne o più uomini? Ma penso ci sia una parità più o meno. Adesso ho notato che anche molte ragazze si stanno avvicinando a questa arte, invece magari una volta era più un mestiere prettamente maschile. Invece vedo che adesso c'è abbastanza una parità, sì. E comunque, secondo te, con chi si apre di più il cliente? Cioè, è più rassicurante una donna piuttosto che un uomo, o comunque non c'entra niente, dipende dalla professionalità, dalla voglia, dalla concezione, dalla conoscenza che ha il tatuatore? Oddio, magari un ragazzo, dal momento che va a tatuarsi da una tatuatrice, cerca di essere, di fare un po' il duro, non si lascia troppo andare, non fa vedere che ha male, quindi rimane un po' più sulle sue. Invece vedo che le ragazze, almeno dalla mia esperienza, hanno molto più piacere di parlare con una ragazza. Comunque, sai, devi mettere appunto le mani addosso alla gente, si sentono magari più a loro agio. Ma i ragazzi lo fanno anche per far colpo sulla ragazza, un tatuaggio, ti è capitato? Penso sì, una buona percentuale lo faccia per quello, sì. Quindi se rappresentano un po' quella parte che lo fa per capriccio. Ma è vero che dopo molti si pentono anche? Sì, si pentono, infatti più, insomma, capita spesso che mi contattino magari per una copertura di un tatuaggio fatto magari anche solo un paio d'anni fa, però di cui si sono già stancati, se lo vogliono modificare o comunque coprire. Capita spesso. E per quanto riguarda un luogo comune che si sente dire spesso, è che il rischio di farsi tatuaggi al giorno d'oggi è rappresentato dal fatto che poi, quando sarai anziano, quando avrai 60-70 anni e tutta la pelle cade, diciamo, avrai questi tatuaggi e sarà una cosa esteticamente non bella da vedere. Però diciamo che, come stanno andando le cose adesso, sarà vero che fra 30-40 anni saranno più gli anziani che avranno comunque i tatuaggi. Comunque sono dei ricordi, quello che ti dice. Esatto, bravo, vedi. Bravissimo. Tra l'altro anche Luca sarà un tuo prossimo cliente, perché è il nostro regista. Non vedo l'ora. Esatto. No, dicevi, scusa, per l'età? Adesso, oddio, sicuramente saremo anziani, o almeno adesso io ho 21 anni, però quando sarò anziana io penso saremo la generazione di anziani molto diversa dagli anziani che ci sono adesso, e si spera con anche molti meno pregiudizi. Poi comunque io dico sempre, la pelle non è bella a prescindere a 80 anni, che tu sia tatuato o no, anzi, forse sei più affascinante con i tatuaggi che, insomma, dimostrano che eri un giovane. Una tua identità, cioè esatto. Dimostrano... Poi raccontano di te, quindi magari anche più piacere, insomma, quando sei anziano di raccontare i tuoi trascorsi. Ho capito, ma... Cioè, però secondo te, non so, cioè tu
se dovessi consigliare, per esempio, una persona che non è indecisa, magari se fare un tatuaggio o meno, che cosa gli diresti per rassicurarlo? Oppure gli diresti, cioè, non, se una persona è già indecisa o non sa perché lo vuol fare, non è il caso che lo faccia? Io rispondo sempre così, cioè, se una persona non è convinta di quello che si sta andando a fare, ci deve pensare bene, perché comunque sia rimane lì. E anche se, insomma, se vuol fare una copertura, comunque non sempre riesce. No, anche perché poi, tra l'altro, cioè, ci sono i procedimenti per la rimozione del tatuaggio, cioè vanno anche dal laser, che credo che sia quello più diffuso, quindi non è neanche piacevole perché no, devi bruciare. È dolorosissimo, è costosissimo. Ah. Costa molto di più che tatuarsi, poi è veramente doloroso, almeno da quello che ho sentito io. Infatti sono un po' contraria, diciamo. Tu pensi che il tatuaggio come arte in sé sia qualcosa che ha fatto sicuramente una grande evoluzione dalla preistoria adesso, è destinata ancora ad evolversi in futuro, oppure siamo arrivati ad una fase, diciamo, abbastanza calma, piatta, e si potrà magari anche tornare indietro, forse apprezzare di più i tatuaggi di una volta? Ma già penso che questo sia in atto, cioè adesso le richieste di tatuaggi old school, quindi tipici anni 50, 60, sono comuni, quindi già si inizia a riapprezzare lo stile che c'era magari 40-50 anni fa. Però nello stesso tempo c'è un'evoluzione continua, ad esempio adesso si va molto verso il realismo, quindi okay, ritratti piuttosto che, insomma, paesaggi, cose più fotografiche. Cioè, più, certo, certo. Ma e tu come ti senti nel... Cioè, tu, chiaramente tu sei giovanissima, però una cosa che ho notato che mi ha fatto anche piacere perché è più affine alla mia età anagrafica, vedo che tu sei molto amante anche dei gruppi anni 90, perché poi dopo andremo a sentire anche un pezzo di Picò, comunque metà fine anni 90. Quindi anche come cultura del tatuaggio tu hai, diciamo, ti rifai i tatuaggi anni 90, oppure magari sei più, in questo caso sei più attinente all'arte contemporanea? Se dovessi proprio scegliere uno stile particolare che mi piace, mi rifaccio molto all'illustrazione, quindi tatuaggi figurativi. Perché? Quindi non, diciamo, non riproduzioni realistiche, una mezza via tra magari un old school con le linee molto grosse e definite, magari un realistico che invece di linee quasi non ne ha, insomma una via di mezzo. Anche per il fatto che poi ti piace appunto disegnare, sei anche brava, perché ho visto qualche tuo disegno, sei veramente veramente brava. Allora, noi facciamo un'altra piccola pausa con un video di Pink che tu stessa hai scelto, poi torniamo più tardi per altre curiosità. Allora, vediamo un po' di passare al osare nel tatuaggio. Poco tempo fa mi è capitato di vedere in televisione questo ragazzo che si era... Sono rimasto estremamente colpito, ti confesso. Si era tatuato gli occhi, aveva gli occhi completamente neri. Mi si era fatto mettere l'inchiostro proprio nell'iride. E tra l'altro, parlando prima, ho avuto anche la sorpresa che tu hai avuto modo di parlarci. Sì, ci ho chattato un pochino qualche mese fa, sì, ho avuto modo di parlarci. Lui ha osato una cosa che non aveva, cioè, diciamo, qua in Italia non viene ancora fatta, non vi è una tecnica che non viene ancora utilizzata, all'estero sì, però è molto pionieristica, come lui stesso ha ammesso. Sì, assolutamente sì, cioè è poco comune. Quindi tu cosa pensi, cioè bisogna osare anche nel tatuaggio? Guarda, per me la priorità è essere se stessi, cioè nel momento che tu fai una cosa che ti senti di fare, che ti esprime, per me tutto è concesso. Dal momento che, insomma, stai nel tuo, non disturbi gli altri, però puoi fare assolutamente quello che vuoi. Certo è d'impatto, cioè impegnativo un tatuaggio del genere, però si può fare, insomma. Ma a livello però di, in questo caso ti parlo anche a livello di salute, non pensi che potrebbe portare forse più problemi rispetto a un tatuaggio sulla pelle? Ma sicuramente è una zona molto delicata, infatti ci sono delle tecniche particolari, dell'inchiostro particolare per poterlo eseguire, insomma non è una cosa da certo, tutti, diciamo. Infatti, tra l'altro, appunto, parlando anche di un altro punto importante dell'etica del tatuatore, che cioè deve fare compilare un questionario, c'è cioè proprio un questionario per le norme igienico-sanitarie, certo, per i rischi, per i probabili allergici a questi coloranti. Solitamente che coloranti vengono utilizzati per... Ma comunque tutti di origine naturale, adesso soprattutto si sta anche la produzione degli inchiostri, sta evolvendo molto in questa direzione. Esistono proprio inchiostri specifici per tatuaggio? Cioè proprio sì, cioè, che vengono prodotti? Certo, quelli che forniscono poi, insomma, i supplier che dove compri il materiale, ci sono inchiostri certificati adatti proprio alla pelle. No, infatti te lo chiedo proprio per il fatto di essere totalmente estraneo a questo argomento ed è molto molto interessante, perché quindi c'è anche una produzione che penso che ci sia anche in Italia, giusto? Una produzione di... Ci sono delle ditte che tu sappia che producono coloranti per sì, tatuaggi? Sì, assolutamente. Ad esempio,
c'è anche una ditta di Reggio Emilia, mm-hmm. Paolini si chiama, che produce inchiostri assolutamente naturali, italianissimi, a norme tutto, quindi sì, c'è... Anche no. L'Italia si sta sviluppando sotto questo senso. Questo è molto interessante. Io anzi ti volevo chiedere anche questo. Del tatuaggio, cioè il rapporto di cui parlavamo prima anche fra tatuatore e cliente. Cioè se una persona, per esempio un cliente venisse da te, ti chiedesse un tatuaggio, avesse magari un'idea di base da cui partire, cioè tu... segui esclusivamente le direttive del cliente, di chi vuole farsi il tatuaggio, oppure cerchi di mettere una tua impronta per magari dare, si dice, un po' di tuo, un po' della, un pizzico della tua anima, della tua luce a chi... Ma guarda, cerco sempre di trovare una via di mezzo tra i desideri del cliente, la sua idea e mm-hmm. quello che può essere il mio stile, per quanto possibile, anche se spesso i clienti arrivano con già dei disegni magari stampati così da internet, cosa che non amo molto fare, perché comunque come lo puoi prendere tu un disegno da internet, certo. Lo può fare chiunque, quindi consiglio sempre insomma di modificarlo un po', di variare qualcosa, però nei limiti, cioè cerco di non farle magari, diciamo, venire più fuori il mio stile rispetto all'idea del cliente, cioè certo. Alla fine deve uscire contento lui e poi... Diciamo, così. Sì, diciamo che sì, il cliente ha sempre ragione, diciamo, quindi sì. Deve non, essere... Non sempre. Non diciamo. Sempre, però... Ma e ti chiedo, per quanto riguarda invece, sempre parlando di etica del tatuatore, ci sono dei tatuaggi che un tatuatore non farebbe mai? Cioè proprio per sua conoscenza, per suo studio personale? Cioè un tatuatore si può specializzare in determinati tipi di tatuaggi? Certo, c'è una... Sì, questo me lo confermi? Sì, assolutamente. Poi ci sono tantissimi stili, quindi poi magari uno si sente più propenso a fare uno stile e porta avanti quello. Anche se personalmente penso che un tatuatore dovrebbe saper fare un po' tutto. Poi magari sceglie, insomma, quello che preferisce. C'è una sorta di, attualmente nel quadro attuale, al di là forse della ristrettezza di pensiero, anche di crisi economica per il mondo del tatuaggio. Certo, infatti moltissima gente comunque insomma cerca piuttosto di tatuarsi in casa magari invece che in studio, proprio per risparmiare qualcosa, mm-hmm. perché alla fine gli studi non sempre ti garantiscono la qualità, l'igiene sicuramente sì, però ho visto dei lavori fatti in altri studi comunque che non sono proprio come dovrebbero essere, quindi a quel punto insomma una persona ci pensa due volte prima di spendere, certo. Tanto comunque costa tatuarsi, sì. Sì, certo. E il tuo guru del tatuaggio ce l'hai? Il mio guru, a me piace moltissimo Jeff Gogg, che è un artista americano realista che fa dei lavori impressionanti, sperando un giorno di riuscire a raggiungere quei livelli. Ti sei ispirata a lui per fare qualche per farti anche fare anche su te stessa dei tatuaggi? Lui appunto segue lo stile realista, che ancora io non mi sto specializzando molto, quindi insomma non particolarmente, più che altro proprio come livello tecnico stilistico, cioè rimango proprio impressionata, però proprio a lui ispirarmi per lavorare ancora non riesco, diciamo, speriamo. E te lo auguro, anche perché comunque cioè, veramente stai dimostrando di avere una conoscenza sconfinata di questa arte, di questo mondo. Tra l'altro ti chiedo anche una cosa che mi piace chiedere, visto come sono fatto io, mi è capitato che ti venga l'ispirazione per dei tatuaggi anche su te stessa da dei sogni? Certo, sì? racconta che siamo curiosi. Beh, ad esempio anche certe magari delle idee più che delle immagini, mm-hmm. allora poi dopo magari cerco di mettere insieme delle frasi, delle cose che mi possono ricordare quello che ho sognato, che poi in realtà poi è il mio massimo di vita. Mi piace molto immortalare le mie massime di vita su di me, quindi... Mm-hmm. Quindi il tatuaggio per te è vita, comunque non rappresenta tristezza, rappresenta comunque sempre una fonte di positività. Certo, il tatuaggio assolutamente sì. C'è invece chi può pensarlo anche al contrario, anche come tatuatore stesso? Sì, beh, sicuramente, ma spesso sì, insomma, ci sono anche clienti che chiedono i tatuaggi per immortalare invece un momento di tristezza, cosa che a me non appartiene, però insomma è comune, abbastanza comune. Cioè, quindi, e tra l'altro mi sento di dire che è anche abbastanza strano, perché volere avere una traccia di tristezza indelebile intorno a sé, che tra l'altro, ecco, questa è un'altra curiosità che ti volevo chiedere, perché c'è una sorta di diatriba, si sa, tra i tatuaggi, quelli indelebili, e poi ci sono i cosiddetti classici enne.
quelli per gli indecisi, che non sono per i tatuatori, sono una boiata, diciamo così, nel vero senso della parola. Quindi tu cosa ne pensi? Cioè, il tatuaggio deve essere indelebile. Sì, se no non è un tatuaggio. Come deve essere doloroso, secondo me, se no non è un tatuaggio. Ah, deve essere doloroso il tatuaggio. Cioè, è comunque quel poco che rimane della tradizione, di rito di passaggio, secondo me è giusto mantenerlo. Va bene, allora Luca glielo marcheremo a fuoco il tatuaggio, cioè siamo già pronti in questo senso, sai, una volta come si faceva col bestiame, che facevamo... Va bene, mandiamo un altro video, Skater Boy della grande Avril Lavigne. Fatto una sorpresa, Avril Lavigne, la vedremo dopo, perché prima hanno voluto prevaricare i Green Day, c'è stato poco da fare, insomma, non si tenevano più, volevano cantare, quindi li abbiamo dovuti mandare. Allora, noi qua intanto che andavamo in video, tra l'altro mi venivano i brividi perché parlavamo di scarificazione, cioè cicatrici, fare il dolore dei tatuaggi. Solo gli email possono fare? Non lo so, perché, forse non sarà per quello che io non mi sono mai fatto un tatuaggio, perché io non ho la soglia del dolore molto alta. È un dolore molto relativo, cioè alla fine si è veramente... Giuri, perché se dopo se vengo da te... No, comunque volevo... anzi, a proposito di questo, a questo punto è inevitabile che io ti chieda, cioè, che tatuaggio vedresti su di me? Cioè, visto che io sono una tavolozza bianca, cioè una... Devi... qualcosa in bianco e nero, il colore non te lo vedo molto, quindi magari un giapponese, magari sul braccio, una bella manica, peoni, magari una carpa di determinazione... Cioè, quindi simbolo di determinazione. Un tatuaggio nel... Quindi mi vedi come un tipo determinato? Sì. Cioè, tipo deciso. Non l'ho pagata, questo sia chiaro. O l'hai minacciata? No, anche perché è lei che ha gli strumenti, quindi mi potrebbe scarificare se io dicessi qualcosa che non va. Comunque, cioè, è veramente affascinante questo mondo, perché conoscendolo comunque ti rendi conto che è, appunto, come ho detto, un mondo, un universo, e che ogni simbolo ha il suo significato. E infatti io mi chiedo come mai, cioè ti chiedo anche a te, come mai da noi questo non sia ancora entrato così prepotentemente in... Cioè, prepotentemente magari è una parola anche che ha un'accezione troppo negativa, però come mai ci sia una sorta di chiusura mentale per questo, mentre invece... In tante popolazioni del passato e comunque anche contemporanee c'è questa cultura diffusissima. Perché da noi si tende solamente a privilegiare l'iPhone o l'iPad e queste cose, questi simboli della nostra identità non vengono conosciuti come meriterebbero? Beh, innanzitutto l'Italia è ancora abbastanza nuova, diciamo, su quest'ambito rispetto anche ad altri paesi europei, come ad esempio Francia, Inghilterra, Olanda. Invece ci sono già convention, ad esempio, che vengono fatte da 20 anni, quasi una cosa abbastanza recente in confronto. Poi beh, sicuramente tatuaggio era più una cosa dedicata ai galeotti o alle prostitute, purtroppo ancora c'è un po' questa ideologia qui, cioè sicuramente più sottile, però un po' rimane, soprattutto nelle vecchie generazioni, quindi 40, insomma 50 anni così, già 50 anni sono un po' più aperti di mentalità. Si può fare un tatuaggio per vincere una paura, una paura verso di sé? Certo, beh, sicuramente, beh, primo tatuaggio, sono tutti un po' in ansia, diciamo, quindi anche, insomma, una prova verso te stesso. No, ma anche per esorcizzare un tipo di paura, un tipo di tua paura, cioè, non so, magari te lo dico per assurdo, mi fa paura l'uomo nero, mi faccio tatuare l'uomo nero per cercare di esorcizzare questa paura, una cosa del genere. Ad esempio io ho due teschi tatuati per esorcizzare, diciamo, il concetto di morte, così mi piace, cioè per me il teschio è un simbolo di vita, non di morte, anche se può sembrare strano, proprio per questo motivo qua. Bellissima questa cosa della morte, che comunque viene trasformata in vita anche tramite l'arte. Memento mori, diciamo. Sì, è vero. E tra l'altro mi ricordo, è bellissimo anche il film Memento, che quando c'era, quello in cinematografia, quando il tatuaggio, non so se tu l'hai visto, Memento. L'ho visto un po' di tempo fa, sì.
Il tatuaggio mi aveva molto incuriosito. Io ho cominciato a incuriosirmi, mi ricordo, del tatuaggio in questo film, perché vabbè, lì c'era uno scopo diverso. Chiaramente il protagonista si tatuava le cose per ricordarsi appunto le... Sì, era un po' diverso. Sì, 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 però cioè, è stata una cosa che mi ha, da un certo lato mi ha un po' flashato, ti dico la verità, perché effettivamente c'era uno scopo anche in questo senso per il tatuaggio, cioè completamente diverso, questo seguiva la trama, però era sempre tutta una cosa ragionata. Quindi adesso, infatti, dalla conversazione che stiamo facendo, da quello che tu mi stai dicendo, l'arte del tatuaggio, come abbiamo già detto e ribadiamo, è un'arte, cioè quindi ogni cosa non è lasciata al caso. Assolutamente no, e dovrebbe essere sempre così, anche insomma dalla parte del cliente che decide di tatuarsi. Ci vorrebbe questa attenzione insomma nei confronti del senso di quello che ti stai facendo, piuttosto che dell'estetica. E tu diventerai insegnante di tatuaggi? Oddio, non lo so. Mi vedo più incentrata sulla mia carriera da tatuatrice che da insegnante. Ma si può, domanda anche abbastanza, cioè, banale se vuoi, si può campare facendo il tatuatore? Assolutamente sì, anzi il tatuatore in carriera ha un buonissimo stipendio, buonissimo. Certo, come in ogni mestiere ci vuole la gavetta, l'impegno, inizialmente non si guadagna quanto si penserebbe. Quando dicono ah, fai tatuaggi, sei pieno di soldi, non è assolutamente così. Poi magari dopo del tempo, quando inizi a farti conoscere e migliorare, si raggiungono insomma dei buoni stipendi, quindi si può campare tranquillamente. E c'è competizione tra i tatuatori, nel senso che prima parlavamo del fatto della fotografia, che dicevano che c'è chi si improvvisa tatuatore perché magari ha tutta la strumentazione costosa. C'è anche questa cosa tra di voi, che magari uno dica ah, io, cioè, magari 2 giorni che fa un tatuaggio, ha fatto un tatuaggio, allora si reputa già tatuatore, poi magari critica gli altri, cioè. Ma guarda, all'inizio tutti fanno un po' dei lavori insomma non proprio perfetti, ma giustamente sta iniziando, quindi ci può stare. Ci vuole sempre l'umiltà di insomma di dire migliorerò, ce la metto tutta, di imparare. Certo, poi sì, è un ambiente molto competitivo, anche se questo è un sentimento che a me non appartiene per niente. Sono più per la collaborazione, cioè se tu sei più bravo di me io ti guardo, imparo. Magari fossero tutti come te. È vero, la collaborazione, poi anche perché secondo me la collaborazione giova solamente all'arte. Assolutamente, cioè, sì, a tutte le cose, ma l'arte, cioè, in particolare ha il suo stile, quindi è anche bello entrare in contatto, magari influenzarsi a vicenda piuttosto che chi è più bravo dei due. La vedo come appunto un atteggiamento poco produttivo, diciamo, però purtroppo sì, è un ambiente molto competitivo. Ma noi stiamo quasi arrivando alla fine purtroppo di questa chiacchierata, e mi dispiace perché comunque è un argomento che si fa fatica ad esaurire in un'ora. E ti chiedo, voglio tornare un attimo al fatto del tuo disegnare. Fatto che tu disegni, questa è un'altra bellissima forma d'arte, secondo me, che io condividevo in gioventù. Adesso ho un po' smesso di disegnare, ma ti chiedo anche qua, il disegno, secondo te, cioè, ci sono delle affinità col tatuaggio? Perché il tatuaggio, appunto, si può definire un disegno su pelle. Certo. Cioè, si può dire che uno sia figlio dell'altro, che siano fratelli, disegno, tatuaggio, che... Diciamo che sicuramente saper disegnare è molto utile, soprattutto dal momento che un cliente magari ha un'idea, non ha un'immagine pronta, quindi tu devi saperla interpretare, insomma, mettere insieme gli elementi, sicuramente serve. Per tatuare prettamente non penso sia indispensabile, cioè, non tutti i tatuatori sono bravissimi disegnatori, alla fine è una cosa molto tecnica. Dal momento che tu metti il tuo stencil, diciamo che è questo disegno, una sorta di carta carbone che tu attacchi e poi vai a ricalcare, cioè tu sostanzialmente ricalchi, più che altro devi avere l'occhio per le sfumature, dove mettere le luci, queste cose qua. È utile ma non indispensabile, però sicuramente se vuoi raggiungere dei buoni livelli penso sia fondamentale saper disegnare. Quindi per quanto ti riguarda si può dire che il fatto di saper disegnare bene anche ti ha aiutato? Molto, assolutamente sì, soprattutto avere l'occhio delle proporzioni magari. Infatti non è così facile come sembra, tra l'altro, sia anche in un disegno rispettare, anche perché poi essendo bidimensionale, cioè, è molto molto difficile rispettare le proporzioni. Certo. Quindi si può dire anche che sia stato un input per te il fatto di col fatto che tu sapevi disegnare, anche fare una, buttarti nel mondo del tatuaggio. Ma infatti, come ti stavo raccontando prima, ho mostrato i miei disegni a questo tatuatore, gli sono piaciuti e quindi ha deciso di tenermi come apprendista.
se non avessi saputo disegnare, penso non mi avrebbe minimamente considerato come apprendista. Mm. Quindi in ogni caso sì, mi è stato molto utile. E per quanto riguarda invece la musica, tu sei... cioè la musica ti dà ispirazione per i tatuaggi? Prima abbiamo parlato di sogni. Anche, sì, molto. Soprattutto mentre lavoro, mettere una musica che mi piace mi fa entrare anche in un loop, diciamo, positivo, quindi lavoro meglio tutto quanto. Però sì, poi sono due mondi abbastanza collegati, quello della musica e quello del tatuaggio. Beh, io penso poi che io penso infatti che sia un po' il mondo dell'arte, di tutte le arti siano abbastanza, si intersechino tra di loro, secondo me, perché cioè, l'arte comunque è la parola che definisce tutto. Cioè, secondo me, però, musica, disegno, tatuaggio, scrittura, eccetera eccetera, sono tutte collegate. Assolutamente sì. Va bene, io direi che purtroppo abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, però io ti ringrazio, anzi sicuramente... Ah, ecco cosa ti volevo chiedere, questa è una curiosità a cui non posso rinunciare. Diciamo che adesso è questa la cosa che mi viene in mente. Pensa che io una volta all'inizio volevo farmi il tatuaggio, tatuarmi il classico mio nome con quello della mia ex, che poi è diventata la mia ex, infatti. Infatti dico, cioè, ho visto che tanti fanno così, però poi sorge il problema, se poi ti lasci, cosa, devi trovare un'altra ragazza che ha lo stesso nome? Oppure puoi mettere il nome sotto, magari fai l'elenco con il cuore, esatto, crocetti. E... ce ne sono molti ancora che fanno così? Sì, ce ne sono molti ed è una cosa che... io non sono superstiziosa, ma ho visto che porta sfiga tatuarsi il nome della persona con cui stai, quindi cerco di sconsigliarlo ai massimi. Poi... addirittura porta sfortuna. Ma adesso magari questa è un'idea mia, però insomma ho notato che dopo la coppia è destinata a finire, quindi non so, consigliere piuttosto un simbolo da fare tutti e due uguali, che ok, ti collega all'altra persona, però poi rimane una cosa tua a cui puoi dare poi un significato tuo, piuttosto che proprio il nome magari di un figlio già diverso, però insomma certo, o se no mettiamo il nome tuo, tipo il mio nome è Fabrizio e poi mettiamo i puntini così un e giorno di volta in volta si può cambiare, uno magari si appiccica qualcosa, se lo scrive col pennarello tutte le mattine. Esatto, questa potrebbe essere una valida alternativa, secondo me. Grazie mille Sonia, noi ci salutiamo con appunto l'ultimo video che fa da sigla di chiusura, Skater Boy di Avril Lavigne. Ci rivediamo la prossima settimana sempre qui a Sicento, ringraziamo tutti, con il cantautore Gianluca Analdi. Ciao, alla prossima Ciao. Settimana.